Siamo in un luogo simbolo, questa è via Tiburtina, angolo via Lago di Capestrano. Questo è il pezzo del pendolo che deve ricongiungersi con l'altra parte e quindi arrivare fino al tribunale e all'università. Mancava questo pezzo, per fare questo pezzo ci volevano dei fondi e con il bando per le periferie fatto dal governo di centrosinistra, una delle cose migliori che il governo di centrosinistra ha fatto negli anni, governo Renzi e Gentiloni, stanziando questi fondi per tutte le periferie delle città d'Italia, 100 città italiane. E con questi fondi a Pescara toccavano 18 milioni e quindi noi avremmo potuto fare questo importantissimo lavoro e poi tanti altri lavori a Fontanelle, a San Donato, Zanni, Borgomarino Sud, tanti lavori per le periferie, per migliorare la qualità della vita delle periferie e quindi per le persone che vi abitano. In modo assolutamente incomprensibile c'è stata presa questa decisione inaudita veramente da irresponsabili da parte del governo 5 Stelle Lega Salvini con il decreto mille proroghe che si sta discutendo in queste ore, toglieranno 1,5 miliardi e quindi bloccheranno. Noi crediamo definitivamente purtroppo questo tipo di intervento. Loro hanno detto che nei prossimi 3 anni si farà, ma noi dobbiamo sottolineare un aspetto. Questi lavori erano già pronti. I progetti erano già stati approvati e c'era già stata firmata la convenzione col governo per l'erogazione dei fondi. Di qui a qualche mese i lavori partivano. Questa è la realtà, i cittadini lo devono sapere. Altro che governo del cambiamento o governo del popolo, questo è contro soprattutto le parti più deboli e le fasce più deboli delle città, e cioè le periferie.